In diretta con Iesi, vittoria per 67 a 66. Siamo con coach Garelli. Vittoria all'ultimissimo secondo per sdrammatizzare. Queste sono le vittorie più belle, diciamo così, dai. Allora, se vogliamo mettere dal punto di vista del, diciamo che abbiamo rischiato di perderla, quindi direi proprio di sì. Se invece vogliamo parlare del fatto che abbiamo gestito un Esatto, capitano sì. di punti, abbiamo sempre condotto dal primo minuto e l'abbiamo Chiaramente. vinta e buttata via almeno 10 volte, allora il discorso cambierebbe leggermente. Però ovvio che questo tipo di partite, quando la guidi sempre e non la chiudi mai, ma rimetti sempre gli avversari in gioco, normalmente poi la perdi. E quindi già il fatto di averla vinta è comunque una cosa molto molto positiva. Detto questo, sicuramente abbiamo avuto una gestione negli ultimi minuti su due lati del campo abbastanza da rivedere. Secondo me anche una buona dose su qualche giocatore anche di stanchezza e che si è fatta sentire, però diciamo che alla fine purtroppo la gestione anche degli ultimi palloni in attacco e il mancato recupero di un paio di rimbalzi, addirittura due nella stessa azione, che poi hanno concesso loro la bomba del -1, gridano un po' vendetta, però ripeto, attacchiamoci a quando si vince, no? È giusto nell'immediatezza festeggiare, poi da domani o da martedì, visto che domani non facciamo niente, da martedì cominceremo a analizzare il perché non riusciamo a chiudere questo tipo di partita, che andava chiusa già molto prima. Ecco, tu tante volte hai parlato di mentalità, di atteggiamento, direi che comunque è stata, diciamo, a lascia stare gli errori, lascia stare tutto, da atteggiamento e mentalità hai avuto una grandissima risposta, perché vincere No, partite così non sono. quello indubbiamente, ma io, allora, io magari non voglio essere presuntuoso, però insomma, già, noi è un pezzo, no, che abbiamo messo dentro un certo tipo di, no, di mentalità e da questo punto di vista non dico che i ragazzi sono una sicurezza, però insomma quasi, nel senso che abbiamo un tipo di mentalità con cui affrontiamo le partite cercando di mettere in campo il nostro gioco. Il problema è quando la qualità decade in maniera importante, come è successo oggi, soprattutto nell'ultimo quarto, per varie ragioni che non stiamo a analizzare adesso, che non riusciamo, no, come posso dire, ad attaccarci a qualcosa per fare in modo di mettere la partita in ghiaccio, cioè riusciamo sempre a complicarci la vita da sola e mettere gli altri in ritmo su quando sembrano sul punto di mollare, noi perdiamo una palla banale, lì lanciamo in contropiede, non prendiamo un rimbalzo e concediamo un'uscita di palla con un tiro a 3 punti facile, cose di questo tipo. E oggettivamente oggi abbiamo rischiato veramente tanto. Già in altre circostanze, no? Avevamo magari dilapidato alcune situazioni, però erano molto più circoscritte. Oggi abbiamo veramente rischiato negli ultimi minuti di buttare al vento una partita che abbiamo condotto dal primo secondo. Dal primo secondo abbiamo condotto, l'abbiamo sempre, diciamo, abbiamo fatto l'elastico, no? Però sempre sopra noi, adesso credo che il massimo vantaggio sia stato attorno ai 15 punti, 14, 15 14, punti, esatto. e abbiamo sempre fatto l'elastico, andavamo via e poi facevamo in modo che loro tornassero dentro, facendo degli errori anche banali, non tanto di mentalità, proprio di disattenzione oppure di esecuzione, diciamo. Non come avevamo preparato le cose, ma perché magari eravamo confidenti di riuscire a fare delle altre cose, ma poi quando non ci riescono rischiamo di fare il patatrac. Quindi insomma, stasera ci ha detto anche bene, perché comunque loro hanno tirato per vincere, hanno sbagliato una penetrazione. È vero che Magrini era in mezzo tra i nostri giocatori, ha tirato tutto storto, però ha tirato per vincere, quindi il Certo. rischio è stato veramente grosso e l'abbiamo scampata bella, e potrebbe, dovrebbe essere un insegnamento che le partite, quando c'è questo tipo di dominio da un punto di vista tattico, non tanto fisico, no, o tecnico, come abbiamo avuto in certi momenti stasera, le partite vanno chiuse. Certo. Di classifica non ne parliamo, diciamo solo tutti domenica al Cattani per Ozzano, perché è veramente un big match per Sì, entrambe. abbiamo l'ultima partita in casa, quindi comunque speriamo che il pubblico insomma venga numeroso. Adesso, ripeto, ormai tutte le partite sono importanti, se lo sappiamo, e
fine, ma ne mancano due e cerchiamo di proseguire nel nostro cammino come stiamo facendo bene da parecchio tempo a questa parte, insomma, non solo le 7 vittorie, ma come ho già ripetuto in più occasioni, anche alcune sconfitte ci hanno visto protagonisti di belle prestazioni, come con Roseto, con Rieti, con Rimini, quindi prendiamo quello, cioè, è proprio per questo, perché siamo consapevoli, almeno io sono consapevole, che i ragazzi hanno fatto un buon lavoro in questi mesi, e che quando poi vedi che rischi di buttarlo via per delle stupidaggini sostanzialmente, cioè delle cose che dovrebbero essere assodate, veramente ti viene, no, un po' di nervoso, che è quello che ho avuto io fino a 5 minuti fa, ma adesso me lo sono fatto passare, anche perché parlavo proprio con Jacopo la Monteventi, l'assistente, che mi diceva adesso, mentre ci collegavamo con te, mi diceva: io sto ancora tremando, non riesco ancora a digerire, di quei sei giovane, ma ne vedrai di queste partite, e il bello sarà quando le perdi, allora ben che tremerai per un'ora e mezza, non adesso. Comunque è andata bene, dai. Complimenti alla squadra, complimenti a tutti, buon rientro e ci vediamo domenica a Ozzano. Grazie a te, grazie a tutti, ciao.